momento di difficoltà. City Rap. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Rap. Sei attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Rap. City Rap. City Rap, piazza Selinunte. Perché torniamo qui? Nuova stagione, siamo nel 2022, le piazze di Milano. Questa è una piazza che durante l'ultimo periodo dell'anno, ad arrivare ad oggi, ha avuto una miriade di segnalazioni. Avete visto i fuochi, le panchine tutte distrutte e nessuno che è intervenuto. Facciamoci un giro, vediamo se adesso con gli auspici del nuovo anno è cambiato qualcosa. Seguiteci. Siamo in piazza Selinunte al 3. Siamo qui con una persona che conosce bene la situazione. Nota anche nel quartiere, raccontaci qualcosa. Noi vediamo un sacco di immondizie in mezzo al cortile. Purtroppo questa è diventata una discarica a cielo aperto, grazie agli incivili, ma grazie anche alla non collaborazione dell'ALER, perché in questo caseggiato, come vedete, è composto da 150 famiglie. Purtroppo non c'è neanche un locale adibito ai sacchi dell'immondizia. Quindi la raccolta differenziata, ciao ciao. Infatti. Eccoci. La potete notare, e qua si accumulano, che adesso non è niente. Pensate in estate che odore può esserci e quale sporcizia può esserci. Naturalmente qua la pulizia viene fatta poco male, se potete notare. Ah sì, guarda, si vede benissimo. Io l'ultima vigilia di Capodanno ho dovuto chiamare e pregare di venire a pulire perché era indecente. Aspettate, manca un ultimo pezzo anche. Perché purtroppo siamo in questa situazione. 2 anni noi inquilini abbiamo fatto un esposto per avere un locale, cosa che non è ancora avvenuta. Milano 2022. Questo è un sacco di macerie che hanno lasciato i signori che hanno fatto i lavori delle telecamere. Ecco, e appunto, poi... ma quelle telecamere lì quanto le avete? Circa 20 giorni, un mese. Ah. Qua c'è l'altro pezzo. E se posso aggiungere, visto che siamo in tema, questo è, diciamo, il ritrovo per lo spaccio alla sera e la notte. Qua, siccome le telecamere sono di là, allora si sono spostati di qua. Certo, perché non è stato furbo metterla così. No, no. Quindi noi alla sera abbiamo qua il centro raccolta drogheria. E hai visto qualche cambiamento durante gli ultimi anni? Sì, in peggio. Sicuramente in peggio. Andiamo a vedere anche in fondo, c'è un'altra nostra amica qui con noi che ci sta accompagnando a vedere Piazzale Selinunte e dintorni. Vi abbiamo già fatto vedere il mercato comunale, anche lì vi abbiamo già parlato, sapete cosa verrà fuori lì del mercato comunale, visto quello che sta succedendo con i bandi. Sono i mercatini abusivi, ovviamente in tutta la via. Qui a Zamagna, quando c'è il mercato. Al lunedì sì, sempre. Quindi il lunedì ci sono i mercatini abusivi? Sì, ci stanno in 30 a Rom, con i lenzuoli per terra, con tutta la loro mercanzia. Ah sì. Ecco, più di una volta abbiamo chiamato i vigili, ma... Non ci sono mai visti. Oggi sono venuti 2 volte e li hanno intimato di andarsene, che se non avessero raccolto le loro cose velocemente avrebbero chiamato l'AMS e fatto portare via dall'AMS. Loro hanno tirato su. Si sono spostati. Mm-hmm. Possiamo uscire di lì, sai? Sì. Gabi, Silvia, per favore. Vedo anche lì, guarda, dei motorini smontati. Ah, sì. Ecco, come vediamo, il problema appunto del locale pattumiera è fortissimo, al di là dei problemi della sicurezza, dello spazio. Noi che abbiamo visto. Abbiamo consegnato la nostra richiesta scritta e firmata da tutti gli inquilini, pure una buona parte, tipo 80 persone. Quelli regolari, immagino, perché esatto. Gli altri... Presso via Newton numero 15, l'abbiamo mandata anche in viale Romagna. Quindi la UOC dell'ALER e la sede centrale. Per il momento è tutto un silenzio assoluto. Ci hanno detto sicuramente, poi ci hanno chiesto altre richieste, ma è inutile che facciamo altre richieste se non ci danno almeno la pulizia e la sicurezza. Con sedie dove... diciamo finché c'era il tempo permettendo si mettevano un tavolino, bere, fumare, fatto un'altra discarica. Io praticamente ho il box in fondo. E quindi devo farla per forza questa strada per andare a casa.
Ecco, visto che siamo di qui, lo riprendi da questa parte qua, l'ex asilo è ancora confinato in queste condizioni. Questi sono rifiuti che vediamo sempre qui, sono da 3 settimane, non è cambiato nulla. Questo è il nostro bidone che è fuori da 1 settimana. Ecco, come ha detto lei, questo è il loro bidone del loro palazzo che è fuori da 1 settimana. Praticamente hanno inaugurato il nuovo anno, il vecchio fuori. Sarà stato messo lì per la vecchia. Qualcuno ha cambiato il computer comunque. Credo. C'è anche la telecamera anche lì, eh? E quindi anche un altro posto dove si spaccia qua sotto. Però il problema è, sorge, che quando gli inquilini chiamano la polizia a questo punto, no? Non si mettono più qua, salgono, quindi uno che esce dalla porta si trova gli spacciatori davanti alla porta. Chiaro? Poi diciamo che anche tutti questi cavi, che sono qua, buttati fuori così alla faccia delle norme di sicurezza, eh? Comunque c'è una telecamera anche qua sopra. Si vede che punta per vedere i piccioni se stanno covando o no, perché è così alta. Lì, poi ce n'è un'altra là, dovrebbero essere 8. Io non ho capito, ma ti sembra normale una cosa del genere, vivere Madonna, così? No, che crepe. Dai! Questo è dentro del negozio, del quartiere. Sì. Bene, chiudiamo oggi qui la puntata, abbiamo conosciuto 2 nuove persone, le situazioni le avete viste anche voi, adesso aspettiamo le risposte del sindaco, del presidente dell'ALER, del quel famoso assessore alla casa, quello nuovo, quello vecchio, lasciamo perdere cosa ha fatto e andiamo avanti, City Report. City Report!